bello, ma è spettacolare! Sassolini! Sono passate 5 ere geologiche da quando sono stato a Molfetta, perciò non mi ricordo niente. Siamo andati lì per girare un cortometraggio sulla Prima Guerra Mondiale insieme ad Eduardo Whisper, che è questo regista baffuto che vedete qua. La fonica lamenta il fatto che noi operatori brutti ci abbiamo 2 radiomicrofoni e lei non lo sapeva. Poi Michael mi ha bloccato a buco, cioè. Ah. Dopo le riprese abbiamo pensato bene di infastidire i... gli abitanti di Molfetta. Noi abbiamo 3 ipotesi su come si chiamano: molfettiani, molfettosi, molfettari. Perfetto, come si chiamano? Molfettesi. Parto, non era neanche nelle nostre opzioni. Esatto. Dopo la scuola siamo passati agli esterni, girando nei vicoli di Molfetta, fino al porto, dove abbiamo incontrato i pescatori. Gianni, ma se io devo provarci con una ragazza di Molfetta, dove posso portarla? Mare Chiaro, è un ristorante, è abbastanza costoso. C'è tipo un gazebo e ti scegli di mangiare. C'è la costa del mare, tu là seduto. Pensate, si sta benissimo. La pace dei pescatori. Auguria Eva, tanti auguri a te. Ci manca solo che fanno via via. Tanti auguri, bram, in città, in città. È lunedì 10, ho il mio compleanno, è terminato qui, però le conseguenze si stanno vedendo. Prima di ripartire siamo passati da Decathlon. Obama, in quanto riusciremo a perdere il pallone? 5 secondi. L'ultima tappa a Castel del Monte, una fortezza di pietra e marmo che si staglia su infiniti spazi e profondissima quiete. Patrimonio dell'umanità, sopra ogni tempo, congelato, con una forma regolare e precisa, inespugnabile. Per posti come questo vale la pena vivere. Scoprirli viaggiando insieme. Insieme ad un nuovo e travolgente amore che ci fa conservare calda la memoria. Insieme ai vecchi amici di cui non ci stancheremo mai, o a quelli nuovi e silenziosi. Per questo non smetterò mai di viaggiare. Ciao!